Vabbè, dai. Ok. Per quanto riguarda... Per quanto riguarda il secondo giorno, invece... Dai, Jessica, per favore. Oddio. Ok. Ok, ce la possiamo fare. Bene. Ce la fai? No. No, ok. Ma che basta, spegni un attimo, ma... Dai, no, fammi dai. Fare, dai, che secondo... Ciao ragazzi, oggi vi parlo un po' dell'esperienza che ho fatto qui ad Angkor Wat con Jessica. Chiaramente qua siamo in vacanza, ma non soltanto. Abbiamo deciso, come facciamo ormai dall'ultimo viaggio in India, di creare materiale Shutterstock video soprattutto. Jessica produce materiale fotografico mentre io quello video. Che cosa ci siamo portati? Più o meno la stessa attrezzatura che decisi di portarmi in India. Viaggiamo solitamente con il bagaglio a mano soltanto. Perché? Perché abbiamo sempre paura di perdere l'attrezzatura, quindi prediligiamo lenti fisse piuttosto che zoom. Il problema qual è? Gli zoom sono molto comodi, ma pesano parecchio. Meglio un'ottica fissa con aperture molto più veloci, che possono permettere di portare il lavoro a casa anche in situazioni di luce scarsa. Capita spesso di fotografare o fare video in situazioni in cui non si può controllare la luce. Quindi non abbiamo portato neanche faretti LED, se proprio se ne sente il bisogno usiamo la luce del telefono. E le lenti che noi abbiamo scelto per questo viaggio sono il 50 mm Sony foco 1.8, il 28 mm foco 2, il 35 mm Nikkor foco 2.8, che sì è una lente manuale ma che io adoro e utilizzo spesso e volentieri sulla Sony A7S 2 con un focus puller. L'85 mm Samyang, fuoco 1.4 ed infine avrei voluto portare almeno un grandangolare spinto che è il 14 mm Samyang, fuoco 2.8, ma ahimè le compagnie hanno politiche estremamente restrittive sul peso del bagaglio a mano e quindi è rimasta a casa. Che dire, ne ho sentito la mancanza, ne abbiamo sentito la mancanza sia nel reparto video quanto fotografico, perché alcuni siti sono molto compressi, soprattutto Taprom con il 28 mm è stata veramente dura riuscire a ritagliare le inquadrature giuste. Ci vuole assolutamente un grandangolo almeno di 20 mm. Abbiamo deciso di portare tre corpi macchina Sony, tra cui la Sony A7 III come corpo principale, una Sony A7S e una 6000. Parlando invece del reparto stabilizzazione, abbiamo deciso di portare l'immancabile gimbal che ormai ci accompagna nei viaggi da più di 2 anni e il GorillaPod che noi utilizziamo come cavalletto, questo sempre per evitare di portarsi del peso in più. Ad esempio noi lo utilizziamo spesso come stick per selfie sia per video che per foto. Per quanto riguarda invece il reparto audio ci siamo portati un Video Mic Mini Rode e un Tascam DR10. Consiglio di portarsi dietro un filtro ND variabile, questo vi aiuterà sicuramente a gestire la luce che non è sempre così morbida. La visita dei templi di Angkor è stata un'esperienza davvero gratificante dal punto di vista professionale. Gli scorci fotografici e video sono innumerevoli. Chiaramente bisogna saper gestirsi il tempo, perché? Perché la luce non è buona tutto il giorno. Sicuramente è migliore dalla mattina presto sino alle 9:30-10. Quindi consiglio di svegliarsi presto ed evitare la calca turistica che solitamente si riversa dalle 10:30 in poi. Un altro ottimo momento per fotografare risulta essere quello dalle 16 fino al tramonto. Chiaramente io sto parlando del mese di gennaio o comunque dei mesi dell'alta stagione che sono qui per la Cambogia da novembre a febbraio. Un po' di considerazioni personali, Angkor è qualcosa di spettacolare.
Sicuramente consiglio la visita per una quantità di cazzate che sto per dire.